Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale buongiorno da Benedetta Pisano, ben ritrovati alla nostra, al nostro notiziario. Oggi è mercoledì 15 maggio e la Chiesa Cattolica ricorda la memoria di Sant'Isidoro, l'agricoltore laico. Questa sera alle 19.30 nel Santuario della Madonna dei Sette Dolori di Pescara, l'Arcivescovo di Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti, presiderà una Santa Messa con la presenza delle autorità civili e militari nell'ambito della presenza della reliquia maggiore di San Francesco d'Assisi, un lembo del suo ossaio custodito nel Santuario di Laverna, che si protrarrà fino a domani alle ore 15. La Santa Messa verrà trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Quattro panetti di hashish nascosti nell'impianto elettrico sono stati ritrovati e sequestrati dalla polizia locale di Pescara nel corso di un controllo effettuato in un complesso popolare al cui interno era stato segnalato un furto di corrente. Ad intervenire è stato il nucleo Giona del corpo di polizia locale, impegnato in una serie di controlli per reprimere il fenomeno delle occupazioni abusive e segnatamente i furti di corrente, come nel caso in questione. I 205 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti erano stati nascosti in una scatola di derivazione dell'impianto elettrico nell'area condominiale di un complesso residenziale Ater, nella zona sud della città. Sono in corso ulteriori approfondimenti d'indagine sulle attività illecite che sono collegate al ritrovamento e alle segnalazioni dei diversi illeciti che caratterizzano il fenomeno delle occupazioni abusive. L'alloggio in oggetto della segnalazione è stato posto sotto sequestro. Dai primi accertamenti è emerso infatti che la muratura con cui era stato chiuso in precedenza l'ingresso è stata danneggiata. Il muro è stato abbattuto per permettere l'ingresso abusivo degli occupanti, le cui identità sono allo stato al centro delle indagini. Nell'appartamento è stato scoperto un impianto abusivo di alimentazione della corrente elettrica collegato direttamente alla linea condominiale. L'operazione conclusa ieri rientra tra le attività antiabusivismo della polizia locale nel solco della campagna di legalità condotta dal sindaco di Pescara Carlo Masci anche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Digos ha avviato le indagini contro i colpevoli delle minacce contro il presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, che dopo la partita che ha segnato l'uscita ufficiale della squadra dai play-off di Serie C è stato vittima di intimidazioni attraverso uno striscione posto fuori i cancelli dello stadio. Il rapporto fra Sebastiani e una parte della tifoseria biancazzurra è sempre più teso e sulla questione è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Esprimo la mia solidarietà e della presidenza tutta del Consiglio regionale al presidente del Pescara Calcio Daniele Sebastiani per le vergognose minacce di cui è stato vittima, scritto Sospiri in una nota. Quegli striscioni tesi a incitare odio, avversione, addirittura ad augurare la morte di un imprenditore che pure con le sole proprie forze sta continuando a investire sui colori biancazzurri non meritano alcuna considerazione, ma vanno individuati e puniti in modo esemplare gli autori del gesto, soprattutto aiutandoli ad impegnare la propria vita in lavori socialmente utili, come la pulizia dei nostri impianti sportivi. Ieri, nell'ambito della presentazione del terzo volume 2024 del One Health Journal e della terza edizione del One Health Award, dal titolo Il cammino del Sistema Sanitario Nazionale verso la salute unica, che si è svolta presso il Ministero della Salute a Roma, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha proposto la creazione di un'Agenzia Nazionale della Salute Unica a Teramo. Ma ascoltiamo direttamente le parole del presidente Marsilio. Quella della salute unica è una frontiera che si sta sperimentando da alcuni anni, in Italia in maniera più lungimirante di altri paesi, in Abruzzo in maniera particolare, grazie all'attività dell'Istituto Zooprofilattico di Stato di Abruzzo e Molise, che si è fatto promotore di questa politica di divulgazione anche culturale attraverso la pubblicazione di riviste e l'iniziativa di premi dedicati a questo argomento. Noi come regione abbiamo sperimentato sul campo l'utilità e l'importanza di avere un approccio unitario tra la salute animale
quella umana e quella dell'ambiente, è tutto correlato, bisogna incrementare questa cultura e questa consapevolezza e ci siamo permessi proprio per questo di suggerire al Ministero la costituzione di un'Agenzia Nazionale della Salute Unica, candidandoci anche ad ospitarla presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, che sta realizzando una nuova sede molto importante con dei laboratori molto sviluppati, quindi sarà una sede di eccellenza che potrà ampiamente svolgere questa funzione qualora il Ministero volesse riconoscere e sposare questo progetto. E rimaniamo ancora agli appuntamenti del presidente della regione Marco Marsilio, che ha partecipato ieri mattina all'audizione presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati per l'indagine conoscitiva sulla mobilità 2030. Nel corso dell'intervento Marsilio ha sottolineato l'importanza della continuità territoriale e della coesione, evidenziando le problematiche delle infrastrutture di trasporto nelle aree marginali e montane. La coesione territoriale si realizza quando i collegamenti sono efficaci ed effettivi, il che significa avere infrastrutture di trasporto con standard adeguati, ha dichiarato Marsilio, che poi ha ricordato la sua iniziativa di sindacato territoriale con le regioni del centro-sud della dorsale adriatica, ovvero Molise, Marche, Abruzzo e Puglia, per affrontare il divario infrastrutturale tra est e ovest. Nella dorsale adriatica i treni viaggiano a meno di 200 km orari rispetto ai 300 della dorsale tirrenica, con tempi e costi maggiori, ha aggiunto. Marsilio ha espresso soddisfazione per l'inserimento della direttrice adriatica nella rete dei corridoi della mobilità europea TEN-T, ma ha ribadito la necessità di investimenti prioritari come la terza corsia dell'autostrada A14 e l'alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica. Ha anche sottolineato l'urgenza di completare il collegamento ferroviario Roma-Pescara, definendolo un vergognoso gap che richiede investimenti significativi. Infine Marsilio ha affrontato la questione degli aeroporti minori, chiedendo una riforma delle regole sugli aiuti di Stato per garantirne la continuità territoriale. Ha citato l'esempio dell'aeroporto di Pescara, che ha perso il collegamento diretto con Milano Linate dopo la cancellazione dei voli da parte di ITA Airways. Sono 15 le località abruzzesi insignite della bandiera blu per quest'anno 2024, fra cui anche Pescara, che si riconferma nella classifica per il quarto anno consecutivo. La new entry 2024 è Ortona, mentre le altre 13 riconfermate sono Francavilla al Mare, Fossa Cesia, Vasto e San Salvo, assieme ai comuni del Teramano, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi. Per i laghi invece il riconoscimento è andato a Villa Lago Escanno, in provincia dell'Aquila. E passiamo alle previsioni del tempo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso, specialmente al mattino, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti lungo la dorsale appenninica con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco e in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. I fenomeni saranno più probabili nel Teramano e nel Pescarese e tenderanno ad attenuarsi in serata e in nottata. Anche nella giornata di giovedì saranno possibili fenomeni di instabilità nel pomeriggio, dopo una mattinata caratterizzata da ampie schiarite. Temperature in aumento tra oggi e la giornata di giovedì, in temporanea diminuzione venerdì. Venti deboli dai quadranti orientali o sudorientali, con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare. Mare generalmente mosso, localmente molto mosso. Con i dati di Abruzzo Meteo ci salutiamo, buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.